Buona domenica e ben ritrovati con Sport News 24 di questo primo giorno del mese di settembre. Cominciamo subito, partiamo con l'America's Cup di vela, nuovo trionfo doppio per Luna Rossa che va a vincere nella giornata di sabato sia contro Ineos Britannia che contro American Magic e si posiziona in testa alla classifica. Sabato è da incorniciare per Luna Rossa a Barcellona nella Louis Vuitton Cup, propedeutica all'attesissima America's Cup, sempre nelle acque catalane. Il team italiano, guidato da Max Sirena, ha centrato due vittorie, la prima contro American Magic e la seconda contro Ineos Britannia. Quest'ultima è stata fondamentale per la testa della classifica. La barca italiana sceglie il lato destro del percorso, su cui ci piombano gli inglesi, ed alla prima bolina sono alla pari. Nella seconda, Luna Rossa opta per il lato sinistro, scelta che si rivelerà vincente per il proseguio, tanto da giungere poi al traguardo con un vantaggio di 1 minuto e 24 sugli avversari. Stesso copione anche nel match race contro gli americani, destinati a posizioni più basse di classifica e arresi ancora prima di giungere al traguardo finale. Rientrata in gara dopo i problemi tecnici alla imbarcazione, New Zealand vincente su Orient Express. Domenica 1 settembre, altre quattro regate con Luna Rossa affrontare gli svizzeri di Alinghi, KO dai Neos Britannia. E adesso il calcio di Serie A con un doppio anticipo del sabato che ha prodotto risultati e soprattutto sorprese clamorose. Richiaro il riferimento anche al Napoli, remontata pazzesca contro il Parma. Lazio-Milan finisce 2-2 ed arrivano anche i primi punti per quanto riguarda il Lecce. Il calcio non è mai una scienza esatta, ma accade che l'imprevedibilità nel centrare risultati insperati fa parte di ciò. Ne sa qualcosa il Napoli di Conte, che al Maradona è protagonista della partita più bella ed incredibile, degli anticipi del sabato. Contro il Parma un primo tempo brutto e i Ducali passano in vantaggio con Bonny su rigore. Episodio decisivo nel secondo tempo con l'espulsione del portiere Ducale Suzuki, che darà vita ad una remontata incredibile, tenuta nel corso del maxi recupero 11 minuti, in cui ci mette la firma Lukaku prima 1-1 e anch'essa di testa 2-1 finale. Altra bella partita all'Olimpico. Lazio-Milan finisce 2-2 in un vortice di emozioni e gol da adrenalina. Per gli ospiti apre Pavlovic, poi il controsorpasso biancoceleste, Castellanos per il Bari e il momentaneo 2-1. Ma basta poco poiché Leao fissi il 2-2 finale. Primi punti finalmente per il Lecce di Gotti al Via del Mare. La firma di Krstovic risulterà importante ai fini di risultato e anche di giocare un'ora e mezza in inferiorità numerica e resistere agli assalti di un Cagliari mai domo. Due gol in rapida successione nel primo tempo certificano l'1-1 di Bologna-Empoli. Vantaggio dopo un minuto del Dessinei con Barbiana e 60 secondi dopo Chigliasi effettua il pari. Il resto dei 90 minuti è di grande spettacolo con i portieri che si superano da entrambe le parti. Domenica l'attenzione sarà puntata su Juve-Roma, con destini diversi ed anche in chiave salvezza per Genoa-Verona, Fiorentina-Monza, la Viola vuole evitare l'ennesima contestazione della tifoseria, e Udinese-Como. I friulani vogliono sognare in grande dopo la vittoria sulla Lazio di 7 giorni fa. E adesso il campionato di Serie B che ieri ha proposto un pareggio importante per il Bari, 0-0 contro la Sampdoria, ma sprecona in ogni senso. Successi invece per Pisa e Cremonese. Quarta giornata in Serie B, con il Bari che per la prima volta in stagione non perde in trasferta. I pugliesi pareggiano 0-0 a Marassi contro la Sampdoria, ma si devono mangiare le mani doppiamente, sia di aver sbagliato un rigore con la Sanya e poi non aver sfruttato, nonostante tutte le occasioni gol che si sono presentate, l'inferiorità numerica. Non da meno la Sampdoria aggressiva e un po' sfortunata. Nelle altre gare del sabato, successi del Pisa, ottimo 2-1 con la Reggiana, a firme di Traboni, Bonfanti e gol ospite di Sersanti. Della Cremonese, vincente al Mapei Stadium 4-1 su un Sassuolo fortemente ridimensionato. Brescia-Corsaro in Trentino-Alto Adige 2-1 al Sud Tirol, che dopo l'inizio di stagione al top sta lentamente scendendo di gioco. Domenica chiusura del turno con la Juve Stabia attesa Frosinone. In caso di vittoria tornerà
sarebbe in testa alla classifica. Salernitana, attesa a Mantova con l'intento di inserirsi nelle zone alte della classifica. Locali, arriscato dopo il KO con la Juve Stabia. Completano Catanzaro-Carrese, Palermo-Cosenza e Spezia-Cesena. Per quanto riguarda invece la Lega Pro, la seconda giornata, un incontro si è disputato nella giornata di ieri a Monopoli, è finita con il successo del Sorrento sulle Monopoli per una rete a 0. Poi oggi due sfide, Potenza Turris alle 18 e Trapani Picerno alle 20:45, poi domani il completamento del turno che prevede Avellino Giuliano, Catania Benevento, Cavese Crotone ed Altamura Foggia. E intanto non si sono spenti gli echi della vittoria dell'Audace Cerignola ottenuta in casa contro il Messina. Andiamo a riascoltare le parole del tecnico Giuseppe Raffaele dopo la vittoria di venerdì scorso. Assolutamente, la lettura credo che sia giusta. Abbiamo fatto mezz'ora, fatta molto bene. Gli ultimi 10 minuti del primo tempo abbiamo un attimino rifiatato, il secondo tempo lasciando poco, però abbiamo perso un po' il controllo del gioco e poi l'abbiamo ripreso alla fine. In tutto questo direi che abbiamo incontrato una squadra che in questo momento è sicuramente molto brillante, molto dinamica, un'ottima squadra con idee, e quindi la partita si è un po' complicata, anche perché prima della doppia avevamo avuto almeno 3-4 possibilità per chiudere la partita, e quando non ci riesci poi in questo momento ci sta anche questo. Se devo muovere qualcosina è che abbiamo sbagliato tecnicamente delle situazioni che ci hanno messo un po' in difficoltà, quindi questa è una situazione che andremo a migliorare, a lavorare, che è figlia anche, ripeto, che siamo ancora ad agosto, quindi si vede un po' di lucidità, e nello stesso tempo hai affrontato una squadra che fino al 95esimo aveva una velocità importante. Le pressioni ce le hanno l'Avellino, il Catania, il Benevento, il Trapani, perché credo che sono state costruite ampiamente per vincere il campionato, dove hanno 25-26 più tutti gli esuberi che sono fatti per costruiti per vincere il campionato. Noi dobbiamo lavorare con l'umiltà, che non deve mancare mai, l'umiltà, con la ferocia, con il nostro gioco, e in partite difficili deve uscire poi, ecco, l'umiltà di andare pure a stare sotto palla, recuperare palla, essere solidi, anche se noi come idea tutti i 90 minuti vogliamo fare la partita noi, quindi non dobbiamo confondere. L'Audace nasce da questa mentalità. E adesso la Formula 1, pole position per Lando Norris su McLaren nel Gran Premio di Monza, che andrà in scena tra meno di 2 ore sul circuito monzese nel nuovo appuntamento del Mondiale di Formula 1, ripartito, lo ricordiamo, lo scorso weekend dall'Olanda, dove proprio Norris aveva vinto alle spalle di Verstappen. Il pilota della McLaren dunque ha messo a segno la sua pole position, accanto a lui il compagno di scuderia Oscar Piastri, mentre per quanto riguarda le Ferrari è stata una giornata amara con il quarto posto di Charles Leclerc ed il sesto di Carlos Sainz. Va ricordato che la gara comincerà alle 15 ora italiana. È tutto per questa edizione della domenica di Sport News 24. Vi ringraziamo come sempre di essere stati in nostra compagnia. Vi diamo appuntamento come sempre a domani con Sport Report 24 per le sintesi del weekend sportivo. Per ora, da tutti noi, l'augurio di una buona domenica.